Molti di voi sapranno che Minecraft ogni anno rilascia delle versioni pesci d'aprile. Una di queste è la più incredibile di tutte, perché hanno aggiunto letteralmente portali e dimensioni infiniti. Ma com'è possibile? Ci basta prendere tantissima ossidiana, un accendino e queste librerie infinite. Se vado a piazzare una di queste librerie infinite, mi darà un libro casuale. In questo caso si chiama 21-5, una cosa del genere. Se io vado a creare un portale normale del Nether in questo modo e lo accendo, lanciandoci all'interno questo libro, si creerà una dimensione completamente nuova. Accendiamolo, lanciamo dentro il libro. E ragazzi, abbiamo una nuova dimensione. Oggi il nostro obiettivo sarà esplorare più dimensioni possibili e cercare tutte le risorse che ci servono per uccidere l'Ender Dragon. Ok. Ma che figata è sto posto! Ci sono dei beacon fatti di... Beh, che blocco è questo? Però se ci vado senza prendere gli attrezzi sono anche un po' stupido. Ah, qua ci sono degli oglin. E qua c'è il vuoto. Vorrei aprire un po' di chest, però... quanto sono veloci! Ma che sono veloci! Simi. Iniziamo benissimo! Cioè, anche i mob hanno effetti casuali. Sono velocissimi questi, ma cos'è? C'è un pollo! Allora, da qua non posso prendermi in teoria. Vediamo cos'è che c'è qua. Ok, abbiamo il legno. Il legno effettivamente ci può sempre servire. Vediamo qua, non posso sì che posso beccarmi da lì. Apriamo più chest possibili, prendiamo tutte le robe che ci servono. E cosa c'è là in cima? Andiamo subito a vedere. Ma no, raga, sta roba è bellissima. Cioè, sta dimensione è fighissima. E ce ne sono infinite così, non so quante sono in tutto. Allora, direi che in questa dimensione non abbiamo trovato quello di cui avevamo bisogno, però ci sono dei portali. Ma questi ci portano nell'End. Cioè, questi ci portano direttamente nell'End. Quindi noi teoricamente potremmo andare direttamente nell'End con sto portale, no? Entriamo subito. No, vabbè. Anche morire è un'opzione. No, no, stanno uscendo, brutti infami. Tornate nella vostra dimensione, al cavolo. Allora, questo portale lo lasciamo qua, perché potrebbe servirci in futuro per appunto andare direttamente nell'End. Ne creiamo subito un altro. E prendiamo un libro completamente nuovo. Quindi facciamo così, creiamo il portale, lo accendiamo. Libri infinità. Dacci un libro, questo si chiama... È simile all'altro, ma in teoria è diverso in qualche modo. Vediamo. Infatti il portale è azzurro, entriamo subito. Ma che cavolo? Ok, è effettivamente molto laggoso come posto, ma siamo in un end stronghold strano. Qua c'è un city. Non dirmi che c'è l'elytra qua. No, qua non c'è l'elytra, raga. Che peccato, qua ci sono dei chest magari. Ok, questa è la barca che è divisa in due. Dove dovrebbe esserci l'elytra? Ma io l'elytra ce l'ho già. Cosa cerco a fare l'elytra se ce l'ho già? Poi magari c'è un chest con l'end loot. Entriamo subito. Dobbiamo rompere tutta questa stone. Perché c'è un wither? Ma che cavolo è? È spawnato un wither a caso. Allora, in questa dimensione a quanto pare spawnano un wither a caso. Ma io voglio solamente le chest con l'end loot. No, ci sono tre wither. No, ma è fuori testa sta roba. Questa roba è completamente fuori di testa. Dove sono le ceste? Dovrebbe essere chiuso da qualche parte. No, raga, ci sono tantissimi wither. No, come dei libri e basta. Ma scusa, nell'altro c'era davvero del loot, qua non c'è niente. Vabbè, abbiamo un nuovo libro da omettere. Io direi di abbandonare questo posto. Sì, assolutamente. Perché ci sono pillager e tutto di più. Raga, no, via. Andiamo via subito. Non entriamo mai più in questa dimensione, vi prego. Proviamo a fare un altro portale molto più grande. Non penso cambi qualcosa, però mi piace fare portali grandi. Prendiamo una... Anzi, abbiamo già un libro qua. Ok, è diventato verde... Verde vomito. Entriamo subito nella nuova dimensione. Ok, stavolta sembra un vero end. Con tantissimi Enderman. Ragazzi, sapete cosa vuol dire questo? Che abbiamo l'End per le... Qua il sole è davvero vicinissimo, cavolo. Allora, effettivamente io posso usufruire della tecnica della barca. Così può... Perché è rossa? Non mi faccio domande, è figa così, è bellissima. Facciamoci un po' di barche in questo... Ho fatto le trapdoor, non volevo. Facciamoci due barche e intrappoliamo gli Enderman all'interno. Così possiamo ucciderli e prenderci le loro Enderpearl. Sperando poi di trovare anche i Blaze, magari. Sono riuscito ad avere 15 Enderpearl. E per avere 15, sapete quanti ne ho uccisi? Guardate qua! 38 Enderman per 15 Enderpearl. Io li odio questi, li odio completamente. Ho scoperto un'altra cosa, guardate che figata. È blu! È un fuoco blu! Speriamo di trovare davvero qualche arma o armatura decente. Stavolta
Stavolta faccio un portale altissimo, non lo faccio largo ma faccio alto. Perfetto. Prendiamo il libro da questa libreria che non avevamo ancora preso. Si chiama, vabbè, più o meno sempre quello si chiama. Però entriamo nella nuova dimensione. Ok. Ok. Sono tantissime barche, una di fila all'altra. E anche una sopra l'altra, con dei cuori di sta roba. E va bene, e vediamo se c'è l'end loot stavolta, perché qua ci sono le pozioni. Magari c'è, oddio, se c'è davvero l'end loot, vi prego. Ma perché non c'è l'end loot? Ma mi prendono in giro. Ci sono 27.000 barche, non c'è l'end loot. Là qua ci sono solo barche, là invece c'è il mondo direttamente. Qua sotto ci sono blocchi casuali, con dei pillager, ci sono sempre pillager, là c'è anche una strega. Nuovo libro, però devo accenderlo prima di tutto, acceso. Entriamo in questo nuovo portale. Ok, siamo nel vuoto. Ho messo Twitch anche tantissimo, ma ancora non vedo niente. Ma questo è a 300... Vabbè, in caso muoio, se voglio tornare a casa muoio senza problemi. Oddio, è un mondo fatto di vetro. Cioè, la parte sopra esiste. Tutto sotto è vetro. Ma che figata. Ci saranno minerali secondo voi? Dubito ci siano minerali, però magari c'è davvero qualcosa. C'è un mineshaft. Scendiamo subito e vediamo un po' com'è. Non è bellissimo sto mondo. Qua non ci sono neanche chest, ci sono solo mob. Ma direi che è un po' inutile anche questo. Ma se io accendo un portale qua, cosa succede? Proviamoci. Magari entro direttamente in un'altra dimensione. Facciamo in questo modo. Accendiamo il portale, prendiamo un libro infinito. Lo mettiamo dentro. E la dimensione rosa. Dai, qualcosa di fortunato, vi prego. Ok, allora. C'è tantissimo birch. Sono un po' di blocchi casuali, c'è qualche blocco interessante. No, diventa... Ok, così è giallo, così è blu. Giallo, blu, giallo, blu, giallo, blu. Bellissimo. È una disco dance, qua ci sono tantissime sabbie. Ci sono delle D. Sì, sono delle D fatte con blocchi casuali che volano in cielo. Però di diamanti, di qualcosa, neanche l'ombra qua. Questo sono pistoni verdi. E io mi stupisco sempre più di questo mondo. No, degli Oglin verdi no, già gli Oglin li odio. Se sono anche verdi ancora di più, cioè mi ricordo degli Oglin versione Nico. C'è fortezza qua. Raga, abbiamo la fortezza. Se ci sono i Blaze siamo a cavallo. Dovrò lo spawner di Blaze. Però è una fortezza, anche questa molto strana. Questo cos'è che sta coltivando? Ok, la Nether, coltiva Netherworld, perfetto, almeno quello coltiva. Diamanti, posso farci una spada? Dell'oro, va bene. Eccolo qua. No, di cos'è? Di Blaze, sì. Buonissimo, raga, abbiamo trovato spawner di Blaze. Però non ho manco uno scudo, io devo farmi... Facciamoci uno scudo, va. Facciamoci uno scudo, mi faccio anche la spada in diamante. Perché ho trovato i diamanti, mi faccio la spada in diamante, no? Perfetto. Andiamo all'attacco contro i Blaze. Che non spawnano, dai, spawnate, forza. Sono qui a affrontarvi, senza cibo, senza niente. Magari sono un po' timidi, non vogliono spawnare. Sono molto timidi, forse. Mi sa che non spawnano, ragazzi. Mi sa che qua non vogliono spawnare in nessun modo. Vabbè, dire che questa dimensione non fa caso nostro, allora. Vediamo qua in cima cosa che c'è. Sempre pistoni verdi, sì, è un mondo fatto di pistoni verdi. Planiamo verso la morte e torniamo a casa. No, direi che ho sbagliato a fare il portale, non volevo farlo così. Così non va bene, è troppo piccolo. Speriamo che stavolta ci sia qualcosa di fortunato. Rosso, grazie, rosso è il mio colore. Mi porterà sicuramente fortuna. Siamo ancora... oh, qua ci sono ancora il portale Void. E qua c'è direttamente il portale dell'End, però fatto strano. Esploriamo un po'. Questo cos'è? Cos'è questa roba? Su slab. Non ci sono solo portali del void, basta. La vuoi testare? Ne testo uno, poi continuiamo la ricerca di cose. Proviamo a entrare in questo e vediamo se ci porta davvero nell'End oppure è una truffa. Dove sono? Perché il mondo è... Cosa sta succedendo al mondo, ragazzi? Dove sono io? Perché sto planando? No, raga, non ci porta nell'End. Non ci porta nell'End. Dove ci ha portato? Cioè, ci porta nella stessa dimensione. No, un'altra dimensione ancora. Chest. Perché c'è sempre il loot base? Che fastidio. Però voglio vedere adesso cosa succede se entro nel primo portale. Entro nel void di questa dimensione. La madonna, state calmi. Proviamo a planare piano piano in uno di questi. Senza morire magari. L'ho mancato, davvero l'ho mancato? No, l'ho beccato. L'ho beccato effettivamente, stava laggando solamente. Sto generando troppi mondi. Qua ci sono phantom e sabbia che cade.
Raga, no, sta cadendo sabbia nel mondo, sta laggando. Mi devo auto-uccidere, sennò è la fine del mio computer. Bello. Un mondo fatto di lava. Bellissimo. E perché sono viola io? Ho trovato blocchi di ogni genere. Ma di diamante neanche l'ombra. I blaze non so neanche come prenderli, blaze. La cosa, una piramide. Una piramide del End. Cioè, una piramide fatta di. Ah no, normale. È solo un po' viola in alcuni parti. Se anche qua c'è solamente un libro. Se anche qua c'è solo un libro, impazzisco. Ok. Questa è bellissima. Buonissimo, ragazzi, siamo a cavallo. Più o meno. Cioè, abbiamo tre diamanti. Uno me la do. Direi di fare la fine, che fanno tutti i noob di Minecraft. Mi sono stancato. Entriamo nel primo portale che ci capita così già creato. Forza, entriamo subito. Dai, chiedo solo un mondo fatto di diamanti. Non esiste. Tutte le ceste sono uguali. Oddio, ragazzi, non ci credo. Non ci credo, ho trovato dell'oro. Ho trovato un mondo fatto di oro. Questo lo prendiamo subito. Così ci facciamo un'armatura full oro. Adesso sì che siamo pronti a affrontare il drago. Proviamo un altro po' questa dimensione che là vedo una fortezza. Magari qua spawnano davvero i blaze, forse? C'è un lag al mondo, è tutto fermo. Cosa è successo? Amici, il mondo sta completamente andando a quel paese. Ogni dimensione che creo è sempre più strana. E non so quanto il mio computer possa reggere ancora. Soprattutto con tutti questi portali del Void. Abbiamo del Shulker Box, buonissimo. Entriamo in questo, vediamo se ci porta a qualche parte buona. Se ci porta, ovviamente. No, sempre in un punto casuale di questo mondo. Trovare un mondo quasi normale dopo tutto questo tempo è incredibile. A parte che sono delle isole volanti fatte di quarzo, però. Ma no, perché ci sono tutti questi Wither? Ma come cavolo è possibile? Niente, il mondo sta andando di nuovo a quel paese. Direi di porre fine alla nostra vita. Dove siamo? Sono nel Void, aiuto. È buio, raga, non vedo niente. Io vorrei sinceramente mostrarvi le mie condizioni in questo momento. Io non mi sto muovendo, sto solamente muovendo il mouse. Diciamo che cercare di finire Minecraft in questo mondo è forse letteralmente impossibile. Cioè, sarebbe possibile se non usi i portali, però usare i portali è lo scopo del video. Allora, proviamo l'ultima volta, appena riesco a tornare normale anche. Oh, sono tornato normale. Come ho fatto a tornare così? Perché sono trovato così? Non mi prende manco i libri. L'ho preso. Ok, è cambiato, è cambiato. Andiamo nell'ultima dimensione. Se siamo fortunati, va bene. Altrimenti, dobbiamo abbandonare la sfida. Un mondo. Oh, delle hay bale. Del cibo, finalmente. Nell'ultima dimensione ci dà il cibo, ovviamente. Però direi che ci sono sempre delle barche volanti. Ma queste barche sono completamente inutili. Ragazzi, direi che abbiamo esplorato diverse dimensioni, tante dimensioni, e non sono state così fortunate come speravo. Purtroppo questa sfida direi che l'abbiamo persa. Cercare di finire Minecraft solamente con queste dimensioni è abbastanza infattibile. Però dai, avevamo una spada in diamante, una melo P, l'enderpearl e un'armatura d'oro. L'elitra non ce l'avrei dovuta avere, me ne sono andata io per viaggiare, però va bene, è un altro discorso. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi al canale che sono più ci stati. Ciao a tutti.